Secondo l'analisi di facile.it e mutui.it, nel primo trimestre 2022 l'importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Caltanissetta è diminuito del 10,4% rispetto al medesimo periodo del 2021, scendendo a 88.243 euro. Il calo è il più alto registrato nella regione. Se a livello regionale l'importo medio richiesto agli istituti di credito nei primi 3 mesi dell'anno risulta in linea rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 114.572 euro, guardando alle singole province emerge un andamento differenziato. L'area che ha registrato la crescita più importante è quella di Enna, più 9,4%, pari a 103.334 euro, seguita da Trapani, più 4,411.484. Continuando a scorrere la graduatoria siciliana, si posizionano Palermo più 2,1 123.776 euro, Messina più 1,7 109.251, Agrigento più 1,2 96.129 e Ragusa più 0,2 106.099 euro. Valori in calo invece per le province di Siracusa, meno 1%, 108.422, Catania, meno 5, 117.018 e Caltanissetta, meno 10,4, 88.243 euro. Sempre a livello regionale, il trimestre è stato caratterizzato dal calo dell'età media degli aspiranti mutuari, che in Sicilia è scesa a poco più di 38 anni, era quasi 42 anni appena 12 mesi fa, e dall'aumento delle richieste di mutuo per la prima casa, che nella regione arrivano al 71% delle domande di finanziamento totali, più 14 punti percentuali. Sul fronte dei tassi si registrano l'aumento di quelli fissi e oggi, secondo la simulazione di facile.it, un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a 12 mesi fa.